Buonasera, siamo qui a presentare il libro di Claudio Guardo, Consolatio Adelphi a Matrem. Parto subito con una domanda perché il titolo è un altro libro. Come mai hai deciso comunque di utilizzare non soltanto appunto un titolo così famoso, ma anche poi un titolo latino così antico e così lontano nel tempo? C'è dietro tutta una storia. Io ho scritto questa poesia che ha dato il titolo al libro, poi Consolatio Adelphi a Matrem, nel 1992, mi pare. E allora mi ricordo, era un giorno che giravo per le librerie di Trento, io abito in provincia di Trento. E girando in una libreria ho trovato un libro che si intitolava Morte di un comunista e parlava di un personaggio che avevo conosciuto a Palermo. E in quel libro, ho ripreso la storia. I pensieri che mi venivano in mente quando ho letto la storia della morte, dell'agonia di questo personaggio. E poi, non so, contemporaneamente, allo stesso tempo, stavo pensando a Seneca, pensavo alle opere di Seneca, all'opera Consolatio Adelphi a Matrem. Era una consolazione per l'esilio. Sommato, era il mio esilio che leggevo da lontano della morte di una persona che avevo conosciuto e che è diventata una poesia che mi è piaciuta anche dopo molti anni di distanza e che ha improntato tutto un libro che mi rendo conto che ha come tema dominante l'esilio. L'esilio non perché, non tanto perché io mi trovi a essere lontano dal mio luogo di nascita, dal mio luogo di origine, l'esilio come condizione esistenziale in cui tutti quanti vivono, anche quelli che credono di essere vivi in casa propria. E quindi la necessità di consolarsi, di trovare una consolazione dall'esilio, è questa l'opera che ho ripreso da Seneca, perché poi tante volte ho pensato che la saggezza degli antichi ci salva dalla miseria Se è vero, per dei moderni. esempio, di una poesia come I fiumi di Ungaretti, che va anche vista, perché è proprio uno scorrere, nella sua poesia è importante anche l'aspetto visuale, perché molto spesso le parole, i versi sono spezzati all'interno della stessa, a livello anche Voce, poetuale. Sti voce. versi, Ho visto una colomba, che è una poesia che io giudico anche molto bella, indicativa. Gli ultimi due versi sono spostati con una tabulazione verso destra. E la parola finale è proprio fine, quindi proprio ad indicare una fine della poesia, ma anche poi una fine in realtà del concetto espresso, insomma. Quindi fai molta attenzione anche all'aspetto grafico di ogni testo. Quanto ci lavori alle poesie? Cioè, qualcosa veramente, come dicono spesso i poeti, sei invaso da una febbre e ti fa scrivere e poi metti in un cassetto e pubblichi? Oppure leggi, le rileggi, le correggi, c'è quello che i latini chiamavano appunto il labor lime. Io sì, mi sento effettivamente invaso dalla febbre, scrivo e qualche cosa è scritta senza ulteriori correzioni e qualche cosa è scritta correggendola per più giorni di seguito, dopodiché le metto nel cassetto e aspetto l'occasione di pubblicarle. Però in questa poesia in particolare ho visto una colomba. C'è un elemento casuale, direi, nella formazione dei versi. Cioè, finora forse nessuno se n'è accorto, ma tutte le poesie sono di 14 versi o di 16.
quelle che sono di 16 versi hanno gli ultimi due versi spostati in un capoverso, tranne una che purtroppo non me ne sono accorto in sede di correzione della bozza, i versi sono venuti allineati, ma comunque insomma non guasta nell'immagine del complesso. Qui mi è venuta la poesia di 16 versi e ho pensato di spostare anche i due versi finali, e in un certo senso si potrebbe dire cogliendo due piccioni con una fava, così venivano i versi spostati e l'ultimo verso veniva proprio a essere verso l'ordine. Ho visto una colomba quasi morta ed ho considerato tutti i miei giorni. Non è dato sapere cos'è sbagliato, non è dato conoscere i dettagli. Poco dopo la colomba era scomparsa, i bambini differenti giocavano. Ho visto una colomba e poi niente, in un giorno qualunque, verso la fine. Io ho sempre sostenuto una cosa: i fatti miei non interessano a nessuno. Cioè, se io dico sono felice perché quella donna mi ama, per esempio, vabbè, qualcuno può dire fortunato, ma sono fatti tuoi, non è un'opera d'arte, non è una poesia. È poesia quando riesco a esprimere l'amore in una maniera tale che chi legge dice: ma senti questo autore come riesce a vivere e a fare rivivere nel suo lettore il sentimento dell'amore. Ecco, allora è poesia.